Noi siamo di fronte a un momento difficile della vita del nostro pianeta e se fossimo qui stasera con Ettore probabilmente lui non ci parlerebbe del cast, che pure è straordinario, o della scrittura, che sarà senz'altro bellissima, o dei rapporti con la RAI, a cui era legato come a un pezzo della propria vita, e non parlerebbe neanche della città di Firenze, né mi domanderebbe ma che tipo di legge di stabilità approvate domani. Ettore Bernabei probabilmente se fosse stato qui stasera ci avrebbe detto: state attenti a ciò che sta avvenendo in questo momento in Russia, tra russi e americani. State attenti a ciò che accade a livello geopolitico. Siate consapevoli di quello che accade. Perché nel suo sguardo di giornalista, cresciuto al Giornale del Mattino, poi diventato direttore, poi Il Popolo, poi la RAI, poi il Fastat, poi la sua azienda, c'è sempre stato lo sguardo politico con la P maiuscola di un uomo abituato a guardare il pianeta e a lavorare concretamente a casa sua.